Parliamo di lockdown. In questi giorni, in queste settimane, se ne sta parlando davvero tantissimo. Si cerca di capire quali saranno le prossime mosse messe in campo dalle autorità, tutte chiaramente mirate a scongiurare un lockdown cosiddetto generalizzato. E torniamo questa mattina a ospitare gli amici dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, perché hanno realizzato un interessante report che spiega come sarebbe possibile, tramite un lockdown mirato, evitare una chiusura per tutto quanto il paese. Abbiamo con noi l'autore del report e ricercatore dell'ISPI, Matteo Villa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, le chiedo innanzitutto, come prima domanda, di spiegarci meglio di che cosa parla questo report e perché potrebbe essere utile separare o comunque tenere lontani i più giovani dai più anziani. Ma direi che è abbastanza banale, lo sappiamo tutti, questo virus alla fine colpisce in maniera esponenzialmente più forte le persone molto anziane, lo abbiamo visto. In questi mesi ormai sappiamo tanto del virus e questa è forse la cosa più precisa che conosciamo. E sappiamo anche che ovviamente le persone anziane è difficile separarle, ma nel momento in cui sono separate funziona. Insomma, le persone si contagiano magari nella popolazione generale, abbiamo visto l'estate, ma il numero di morti rimane molto basso perché appunto sono persone molto giovani che per fortuna non si aggravano tantissimo, restano molto asintomatici o paucisintomatici, come si dice, con pochi sintomi. Ecco, invece, ovviamente nel momento in cui la circolazione diventa molto diffusa verso gli anziani, succede quello che vediamo nelle ultime settimane, ovvero ovviamente circola tanto il virus, ma inoltre fa tanti danni. E quindi la nostra proposta ovviamente non è uno scenario in cui si dice agli anziani dovrebbero stare chiusi in casa per sempre, ma in attesa che la curva dei contagi si abbassi un po', quindi altre misure devono restare in vigore, oppure che arrivi il vaccino, si spera a metà dell'anno prossimo. Questa è la, direi, l'ipotesi subito prima del lockdown, che ci permetterebbe però di evitare un lockdown nazionale. Certo, devo dire, dottor Villa, che questa, insomma, questa vostra ricerca, di questo si è discusso molto nelle scorse ore. Ho visto anche delle interviste ad alcuni anziani. Bisogna capire, insomma, come possano prendere questa eventualità, cioè nel momento in cui loro devono restare a casa mentre tutto il resto del mondo, i figli, i nipoti, continuano a lavorare e in definitiva continuano a vivere. Ecco, questo è un aspetto complicato. No, sì, è complicatissimo, noi lo diciamo nello studio. Io il giorno prima di pubblicarlo ho chiamato i miei genitori, che sono entrambi anziani, e gli ho detto: ragazzi, sto per pubblicare uno studio contro di voi, scherzando ovviamente, ma non è assolutamente così. È uno studio che protegge le persone, che dice: non dovete isolarvi per sempre, dovete aspettare un attimo, perché questo è il periodo peggiore per voi. Poi ciascuno, almeno che appunto non ci sia una decisione da parte del governo in questo senso, deciderà di testa propria se ha senso proteggersi nel momento in cui il virus circola tantissimo e si è molto a rischio, oppure se invece continuare ad andare, non soltanto a fare la spesa che è essenziale o fare qualcosa di essenziale, come comprare le medicine, farsi assistere da qualcuno che se, perché non si è diciamo autonomi, indipendenti, però fa evitare tutte le altre cose, per esempio prendersi sempre il caffè al bar la mattina, che invece aumentano molto il rischio. Questo è quello che dico. E anche i contagi domestici, perché il tanto siamo in famiglia vale fino a un certo punto. In questo momento Villa ha fatto bene fare l'esempio dei suoi genitori, faccio anch'io quello dei miei. In questo momento rinunciare ad andare a pranzo dalla mamma o rinunciare ad un abbraccio, che è estremamente doloroso, è un grandissimo atto di amore e di protezione nei confronti dei nonni e nei confronti dei propri genitori. Detto questo, Villa, le chiedo, prima di salutarci, com'è la situazione nel resto del mondo? Macron ha parlato l'altro giorno alla Nazione, nella notte ci sono stati degli scontri anche a Barcellona, anche lì insomma la situazione è difficile. Eh sì, si vede che diciamo facciamo tutti un po' fatica a abituarci al fatto che se riprendono i contagi poi a un certo punto dovremmo tutti isolarci, quindi giustamente poi si protesta, si aumentano diciamo i disagi. Allora, in Spagna e in Francia sta andando peggio che da noi. In Spagna da agosto proprio la curva dei contagi è salita molto, poi si è un po' stabilizzata. In Francia molto peggio che da noi in questo momento. Avete visto che entrambi i paesi hanno fatto uno lockdown sulle città, la Spagna, adesso invece il lockdown nazionale è in Francia. In Germania c'è un lockdown parziale da lunedì, che però significa che la Germania cerca di anticipare il contagio, perché lì la situazione non è grave come in Francia. E noi siamo un po' a metà strada, purtroppo ci stiamo avvicinando verso il livello francese, quindi un po' per questo che sentite parlare appunto di misure più ampie. Per questo noi abbiamo fatto una proposta in questo momento che cerca di diciamo ritardare come minimo un lockdown che farebbe male a tutti. Chiaro, una proposta interessante, un report interessante, quello di Matteo Villa dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane. Intanto grazie e buona giornata. Grazie a voi.